Seguici su foodmadeinitaly.eu. Ben ritrovati su Food. Oggi siamo di nuovo con Aristide e sono molto curiosa di chiedergli come mangiavano gli antichi romani. Aristide, le forchette mi sembra che siano arrivate nel 500 più o meno, correggimi se sbaglio. Quindi nel 1500 con Caterina de' Medici. Esatto. I romani mangiavano in modo diverso. Non c'era la presenza di forchette, di cucchiai, se non magari in rare occasioni con dei mestoli per i cibi liquidi o dei forconi a due denti per prendere certe carni, magari anche bollenti. Ecco, quindi come con le mani. Un po' come oggi nei paesi arabi o in certe zone africane. Però con una certa etichetta, in maniera in maniera godereccia. Ma come veniva presentato quindi questo cibo? Quindi il cibo veniva presentato supportate su dei piatti collettivi e ognuno singolarmente si serviva con le mani, una specie, diremmo oggi, di finger food. Quindi veniva tagliato comunque all'origine. Veniva tagliato, naturalmente c'erano dei grossi coltelli che tagliavano e sezionavano le varie portate in diversi piatti singoli che ognuno e quindi ognuno si serviva con le mani di quello che riteneva. Ecco, ma cos'era la grossa differenza anche a livello sociale? Cioè come avveniva? Guarda, il pasto? In realtà il banchetto era una cosa molto elaborata solo per il 2 per 1000 della popolazione. Sotto Augusto 1 milione di persone, a Roma solo 2000 mangiavano in comode sale con anche elementi esterni, con delle danzatrici o ballerine o flautiste che allietavano con le loro bellezze il momento epifacetico, cioè del banchetto, seduti su comodi triclini. Su dei cos'era divanetti. Un triclinio? Il triclinio era un divanetto con tre piedi dove ciascuno stava comodamente sdraiato e mangiava con le mani dai piatti collettivi che gli schiavi portavano dall'uno all'altro commensale. Quindi queste bellissime sale in queste ville istoriate ed eleganti, e le persone mangiavano sdraiate, con le torce, sdraiate? Sì, ma alla fine soltanto una piccola percentuale della popolazione mangiava sdraiata su questi triclini, in queste belle sale. Perché il resto dei romani dove mangiavano? In spazi molto più ristretti, collettivi, magari su degli sgabelli abbastanza scomodi che non favorivano certo la digestione e quindi con alimenti molto molto meno vari, molto più ridotti e molto più poveri di calorie. Ecco, siamo molto curiosi, se invece entriamo dove c'erano questi triclini che tu ci hai descritto, queste danzatrici, che cosa mangiavano in questi meravigliosi banchetti? In questo caso c'era un'abbondanza incredibile, abbiamo già visto che mangiavano di tutto, ma sostanzialmente, soprattutto anche prodotti esotici, costosissimi allora, ma sostanzialmente la cena, così come ce la descrivono le fonti, può essere idealmente divisa in 7 portate, dall'antipasto, 3 primi. Quindi c'era già una bella suddivisione come adesso noi, starters, ecco. Main course, eccetera. Ecco, c'erano 3 primi, 2 secondi, e il dolce e frutta tutti insieme. Quindi 7 portate. 7 portate in totale, naturalmente con abbondanza di vino oppure birra e vino naturalmente tagliato con acqua. Grazie, alla prossima su Food. Grazie. Seguici su foodmadeinitaly.eu.